Ma è il secondo 3-3 che mi capita di fare qui a Torino. L'avevo fatto con il Chievo, adesso oggi l'ho fatto con la Samp. Magari oggi questo è un pochino diverso perché abbiamo avuto le nostre occasioni per soprattutto il primo tempo, però bisogna sempre dire che giochiamo contro la Juve, che è una squadra importante, ha dei giocatori in fase offensiva che possono fare la differenza. Importante che alla fine, ho detto, veniamo fuori con delle certezze che sono sia di giovani e soprattutto dei leader che hanno dimostrato carattere e qualità. Ma sì, sicuramente può farlo Mannini come può farlo anche De Sena, però abbiamo anche Cacciatore in panchina. In quel momento lì sia Zauri che Lucchini avevano qualche problemino, tutti e due, e mi dicevano a turno, mi dicevano, mister, un attimo che forse devo uscire. Ero un po', anch'io ero sulle mie perché non sapevo se il primo che cedeva, però bisogna anche fare i complimenti a Pepe perché ha fatto 10 minuti, ci ha messo in difficoltà perché non abbiamo capito di raddoppiare in fascia lì e non ci riuscivamo e Pepe ha sfruttato un po' questo, quello che era diciamo, la qualità delle giocate singole della Juve. Mi sembra che quest'anno bisogna essere un po' tutti quanti bravi a non, secondo me, a non dare, diciamo, a non fare tante polemiche, no? Si dice così. Io cerco di guardare quello che è sul campo, delle volte mi arrabbio magari per qualche gol preso che si poteva evitare, però queste situazioni quando sono di 5 centimetri, 10 centimetri o mezzo metro che sia, io penso che si possono succedere, speriamo che la prossima volta magari possano andare a favore nostro. È una giornata bellissima perché abbiamo portato a casa un punto che era duro a portare a casa, visto che abbiamo dovuto recuperare 2 volte la partita. E quindi niente, li dedico alla mia bimba, alla mamma, e quindi oggi ci godiamo questa giornata. Sì, sicuramente potevamo prenderlo, ma potevamo anche farlo. Ci è mancato forse di fare qualche azione in più, però se ci girava bene potevamo anche vincere la partita. Però penso che un punto sia un punto importante a Torino. Con tanto rispetto comunque per la Sampdoria, che è una squadra organizzata. Sì, c'è da dire che all'inizio noi avevamo 6 undicesimi di giocatori nuovi, quindi evidentemente bisogna avere pazienza per creare anche le basi, per dare continuità. Abbiamo fatto un primo tempo un po' opaco, un secondo tempo con maggiore intensità, ma io sono contento perché, ripeto, abbiamo dimostrato di avere dal punto di vista anche motivazionale qualcosa di nuovo. Quindi non avete fretta, anche se è arrivato soltanto un punto in 2 partite, c'è un normale problema di assemblaggio di una squadra nuova. Se guardiamo noi, sicuramente sì. Se poi mi confronto con le altre realtà, sono ancora più ottimista perché evidentemente questo è un inizio un po' pazzerello. Forse la Sampdoria è la squadra che in questo inizio di campionato ha dato più continuità. Per il resto, le prime della classe dell'anno scorso sono state tutte in difficoltà. E quindi depone come sia un campionato dove le provinciali in questo momento giocano libere mentalmente e riescono a fare delle prestazioni ottime. Bisogna avere pazienza e credo che i valori poi vengano fuori. La forza dell'Inter, del Milan e della stessa Roma comunque sulla carta è maggiore. Però io sono convinto che nello sport gli investimenti economici non sono sintomi di vittoria. La vittoria si possono guadagnare anche con lo spirito di gruppo ed è quella la base che noi cerchiamo di creare in questa Juventus. No, la prestazione è stata diversa da quella di Bari, questo è già un effetto positivo. Nel secondo tempo la squadra ha giocato a un livello ottimo, ha fatto delle genuinità nei gol che ha subito, però ci miglioreremo e faremo in modo che le occasioni che abbiamo creato si portavano in gol e le occasioni che hanno creato gli altri magari siano meno efficaci. Si è vista una squadra alla Del Neri, con esterni d'attacco devastanti, Krasic e Pepe oggi più che promossi, però diceva Beppe Marotta, 3 gol subiti non sono da squadra di Del Neri, dovete lavorare molto lì in difesa. Dobbiamo lavorare, non è solo una questione difensiva, è che dobbiamo avere i meccanismi giusti, la difesa è cambiata totalmente. L'anno scorso siamo partiti anche a Genova in questa maniera, molto difficile come concetto, ma penso che la squadra lavorando, avendo le idee giuste, possa riuscire comunque a non dare alle squadre avversarie grandi qualità di soluzioni di gioco, quindi direi che siamo sull'onda giusta. Dispiace perché 3 gol si potevano magari evitare e potevano farne anche 5 o 6, però insomma il calcio è anche questo e quindi accettiamo il secondo tempo, accettiamo che la squadra incomincia ad avere le idee chiare, questo già per noi è un passo importante. Vi consegno Cassano, anzi Del Neri con una curiosità su Cassano, perché oggi Cassano si è avvicinato a Del Neri, gli ha detto qualcosa sul finire del primo tempo, cosa? Era anche animato, poi rideva. No, beh, no. Allora che facevo delle cose che non solo accettavo, quest'anno mi sono messo a protestare, quindi no, beh, insomma, Antonio non è che si discute come giocatore, è un giocatore che ha delle qualità importanti. E
Ma lo sogna la Juve o no? E meno male, no, no, meno male che lo incontro una volta l'anno. Insomma, no, il problema lo potrebbe risolvere portandolo alla Juve, come si... No, che già sono polemiche. Io ho detto una battuta ieri, c'è avuto una polemica a Genova della Madonna, vuol dire, meglio... Meglio stare tranquilli, sereni, perché sennò sembra che poi... Io ho detto solamente che mi è capitato di allenare Cassano e magari... Vabbè, se glielo portano però... Se glielo portano non dice di no, non è che dice di no. La verità. Io non è che... Io ho quattro giocatori che sono importanti, ma Antonio Cassano non è che si discuta, ma adesso gioca per la Sampdoria. Io ho visto oggi che fa molto bene lì, quindi, e farà molto bene anche in nazionale, quindi è un giocatore rinato e di questo sono molto contento. Senti Gigi, un'ultima cosa, abbiamo detto che oggi ti specchiavi nel tuo passato recente, nel passato remoto però c'era il Chievo. Che sensazione ti dà vedere il Chievo primo in classifica con sei punti, come accadde in quel 2001 che tu ricorderai? Insomma, adesso ha 10 anni di più, è un po' più vecchietto. E quella una volta là era appena nato, diciamo, forse il concetto a dimostrazione che è una società organizzata, che ha degli uomini all'interno molto bravi, hanno una filosofia di gioco e di mentalità, e questo ha portato il Chievo in testa della classifica. Io non so quando ci rimarrà, però è un bel esempio. Appunto, vuol dire che è vero che contano i grandi investimenti, i grandi campioni.